Finalmente un bel evento a tema Harry Potter in negozio, non vedo l'ora di spiegarvelo. Sigla! Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Official Channel, sono Davide Maga e oggi sono qui per invitarvi il 12 di ottobre, sabato 12 ottobre, in negozio perché avremo ospite la disegnatrice dei libri di Harry Potter, quella delle copertine storiche della Salani, Serena Riglietti. Ma voi dovete condividere, mi piacere e commentare a più non posso, perché veramente sarà un evento fighissimo. Allora, intanto ringrazio Bono Bolabo che ci ha messo in contatto con Serena e ha dato una mano nella organizzazione dell'evento. È un evento organizzato insieme a loro, che saranno qua presenti con tavole da skate particolari a tema Harry Potter di Serena, basate sui disegni di Serena Riglietti, t-shirt, stampe eccetera, e poi ci sarà anche Pottercast che sarà qua con l'anteprima della statua sempre basata sui disegni di Serena, ma andiamo tutto con ordine. Quel giorno lì dalle 15.30 alle 19 avremo come ospite in negozio Serena Riglietti. Per chi non la conosce, Serena Riglietti è la disegnatrice che ha realizzato le copertine della prima edizione di Harry Potter. Queste ovviamente sono le pocket, le repliche, però è la disegnatrice della leggendaria storica cover, quella senza occhiali della prima tiratura del libro di Harry Potter, che vale tantissimo, e di tutte le altre che sono uscite poi nella loro prima edizione. E averla qua per farsi fare uno sketch, una firma sui libri storici, secondo me è una gran figata per tutti i fan di Harry Potter che sono cresciuti, specialmente gli italiani, con queste cover qua dei libri, e sono contento. Per avere una firma o varie firme abbiamo un prezzario, abbiamo una specie di listino dei prezzi. Ora ve lo spiego brevemente, tanto per farvi capire come saranno organizzate quel giorno lì le firme. Ci sarà la possibilità di acquistare un art print su un foglio A3 dal valore di 35 euro che vi darà la possibilità di farvi firmare fino a due libri che potete portare da casa o, nel caso non li abbiate, potete acquistarli in negozio e farveli firmare qua. E questa è una delle opzioni. Poi c'è lo sketch su un foglio A4 o sul libro, e questo vi darà sempre la possibilità di avere due firme sempre sui libri che o dove volete, insomma, per quanto riguarda le firme di Serena. Ci sarà anche la possibilità di acquistare una stampa a tiratura limitata, solo 250 pezzi al mondo, con la cover del leggendario libro senza occhiali di Harry Potter, quindi la prima edizione appunto della Salani. Avrà un costo di 80 euro e vi permetterà di avere tre firme su libri o cose che voi volete farvi firmare. La possibilità di acquistare uno skateboard della Bono Bolabo che dal valore di 100 euro con la copertina, questa proprio questa qua, vi metto le foto ovviamente, e, sempre basato sui disegni di Serena, e vi darà il diritto ad avere tre firme. Ci sarà anche la tavola da skate, sempre Bono Bolabo, in edizione limitata da 200 pezzi al mondo, con la copertina senza occhiali di Harry Potter, da 600 euro, e quella vi permetterà di avere fino a 7 firme. E ultima, ma non ultima, la possibilità di acquistare una t-shirt, sempre con i disegni di Serena, della Bono Bolabo, a 35 euro, e quella vi darà la possibilità di avere una firma. Sotto nella descrizione del filmato, ragazzi, c'è anche il link che vi riporta al sito dove è tutto scritto, spiegato bene. Quindi se avete bisogno di chiedere qualcosa, scrivete qua sotto, scrivetemi nei vari social, ma penso sia abbastanza semplice. Ah sì, mi raccomando, se acquistate un libro in negozio non vi dà automaticamente la possibilità di avere una firma. Dovete per forza fare uno dei delle cose che vi ho detto prima, quindi uno sketch, un art print o una tavola, eccetera. Mi raccomando, quindi se avete voglia di, che ne so, portarvi quattro libri da casa, potete tranquillamente prendervi, che ne so, due t-shirt e farvi fare uno sketch, e così avete la possibilità di farvi firmare tutti e quattro i libri che portate da casa. Insomma, ci sono varie combo che potete fare per arrivare ad avere varie firme, e penso sia abbastanza una roba semplice che avete visto in tantissimi firmacopie. Detto ciò ragazzi, quel giorno lì anche in collaborazione con Pottercast ci sarà appunto la presentazione in anteprima di questa statua di Harry Potter che mostreremo qua, con i disegni, basata sui disegni di Serena, che non vedo l'ora di unboxare e mostrarvi. E per tutti quelli che hanno piacere, hanno voglia, se si mettono la classica tunica di Harry Potter, se vengono in cosplay eccetera, ci sarà un omaggio dolce, vi daremo qualcosa da mangiare, stiamo ancora decidendo cosa,
per premiarvi dell'impegno. Insomma, ci sarà una bella giornata a tema Harry Potter, sono curioso di vedere come va, sono contentissimo che Serena abbia accettato di venire qua in negozio a fare firme e sketch, e sono contento di fare qualcosa a tema Harry Potter perché è una saga che io amo, che ama anche mia moglie, e infatti al Pimp Your Body Tattoo farà un walk-in a tema Harry Potter proprio quel giorno lì, dove si potranno fare senza appuntamento tutti i tatuaggi a tema Harry Potter, ma andate a seguirla anche lei sui social, che ha scritto fa l'evento e tutto quanto, quindi avremo praticamente una via tutta piena di roba di Harry Potter da fare. Da Maga, ragazzi, per oggi è tutto, sono contento e carico come una molla per questo evento. Se avete domande, dubbi, perplessità, scrivete sempre sotto, contattatemi nei social, telefonatemi in negozio, non c'è nessun problema, io vi risponderò a tutte le domande, io o Isacco, insomma, a tutte le domande che ci farete, e ci vediamo il 12 di ottobre qua in negozio, sabato 12 ottobre dalle 15.30 alle 19. Sotto nella descrizione del filmato c'è tutto per acquistare i libri, per acquistare tutta la roba che abbiamo di Harry Potter, per supportare il negozio, supportare il canale, supportare la mia attività. L'hashtag nostro è sempre il solito, io sono virtuale, e ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!